Sono stati giorni di fibrillazione. La notizia attesa è arrivata questa notte, dopo 48 ore di sospensione del titolo in borsa di Banca Carige. Il consorzio di istituti di credito a garanzia dell'aumento di capitale della Banca Ligure ha raggiunto l'accordo, un aumento di capitale da 560 milioni di euro che Carige farà partire probabilmente mercoledì prossimo. Cosa significa questo accordo e quali ripercussioni concrete avrà? Il fatto che si sia trovato un accordo per l'aumento di capitale è un fatto positivo. Un fatto positivo per la banca, ma è un fatto positivo soprattutto per i suoi clienti. Non basta, perché già erano stati fatti in passato degli aumenti di capitale, sono andati di fatto persi. Oggi l'azione di Carige vale pressoché uguale a zero. Quindi se l'aumento di capitale è finalizzato a un miglioramento complessivo della banca, organizzativo, gestionale, di management e via dicendo, sicuramente è positivo. Altrimenti torneremo a fare ciò che è successo negli ultimi due anni, tre anni, per cui la banca segue ad essere sempre tra coloro che sono sospesi e quindi non si rimette in carreggiata e i clienti, le imprese, soprattutto liguri, e tutti coloro che hanno un rapporto con la banca seguirebbero ad avere grandi problemi. L'aumento di capitale al via solo dopo l'approvazione da parte di Consob del prospetto informativo di Carige consente di evitare l'intervento del governo così come avvenuto per Monte dei Paschi di Siena. In ballo c'è la sopravvivenza di un istituto che conta 587 sportelli in Italia e oltre 1 milione di clienti.